Habemus Papam. Tutto il mondo oggi piange Papa Wojtyła, così come tutto il mondo allora, nel 1978, accolse come una nuova primavera la notizia della sua elezione. Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła. Un cardinale polacco, prima prete, prima ancora operaio studente e attore del teatro rapsodico. Karol studiava lettere, frequentava da clandestino il teatro, faceva l'operaio, di preferenza durante la notte perché il lavoro era più lento e nelle pause poteva dedicarsi allo studio. Erano quelli gli anni 40, gli anni dell'occupazione nazista, anni in cui non era difficile sentire il silenzio interrotto da raffiche di mitra. E in quegli anni il giovane Karol trovava anche il tempo nella sua parrocchia di sostituire il parroco, deportato con altri sacerdoti ad Auschwitz. In quegli anni di terrore, quando chi usciva di casa al mattino non sapeva se sarebbe ritornato a casa la sera. Quando anche nel cuore della notte non era raro vedere irrompere nelle proprie camere la Gestapo con la polizia. Anni in cui a Cracovia solo la vita della Vistola scorreva serena. In quegli anni quando l'unica persona della famiglia che gli era rimasta al mondo, il padre, morì per un attacco di cuore. Karol allora era ventenne. Karol che si era nutrito alla scuola spirituale di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Avila e di Teresa di Lisieux e che aveva frequentato i gruppi di preghiera del Rosario Vivente, decide di farsi prete. Diventato prete, continua i suoi studi a Roma e vi rimane 2 anni. Al ritorno, dopo 2 anni, diventa parroco, anche di San Floriano a Cracovia, e insegna all'Università Cattolica di Lublino. Nel 1958 è vescovo ausiliare di Cracovia e nel 1964 arcivescovo metropolita della stessa diocesi e cardinale. Aveva 44 anni. Il resto della storia di Karol Wojtyła, prete e arcivescovo cardinale, è nota al mondo, anzi no. Prima c'è il Concilio Vaticano II, convocato da Giovanni XXIII, e Wojtyła è uno dei 2850 padri conciliari. Ritorna a Roma nel 1978 per l'elezione di Albino Luciani. Dopo la meteora Giovanni Paolo I, in Vaticano ritorna per restarci. Il 18 ottobre, alle ore 17:30, il mondo saprà che il nuovo Papa è lui, Giovanni Paolo II, polacco. Habemus Papam!